Buonasera amici di Ulisse e il piacere della coperta. Nella puntata di questa sera cercheremo di dare risposta a quesiti che circolano ormai da millenni. Per esempio, perché Federico è sempre così impegnato? Quanti anni ha Francesca Zambianchi? I reperti ci dicono tantissimi. E soprattutto, che cosa intendiamo quando parliamo di età dei metalli? Era forse una band dedita al suono di rock duri? Non lo sapremo ancora, ma andiamo a cercare di scoprirlo, grazie alle nostre nuove tecnologie. Grazie a questa potentissima tecnologia che gli antichi chiamavano lavagna, è possibile vedere questa sorta di divisione che hanno creato gli studiosi, e la divisione dell'età dei metalli. La prima parte riguarda l'età del rame, che comparve circa nel 6000 AC, che non significa AC picchia o accidenti, ma avanti Cristo. Avanti Cristo non significa che Cristo abbia bussato a qualche porta, ma significa che sono 6000 anni prima della nascita di Gesù. Questo è per ricordarvelo, perché ve l'abbiamo già detto. L'età del bronzo, che altro non è che una lega di cui parleremo più tardi, e l'età del ferro, che cambia radicalmente la vita dell'uomo perché è un materiale decisamente più resistente degli altri due e che permetterà all'uomo tante conquiste e di cui parleremo. Siamo a un passo dall'entrare nella storia che, come sapete, vi ricordate bene, sicuramente gli studiosi fanno risalire questo momento alla comparsa della scrittura, e quindi ci troviamo un poco prima che cominci la storia, un po' come quando vi dico mangia l'ultimo boccone di minestra e poi puoi uscire. Siamo lì, ma l'uomo ha fatto una grande ed eccezionale scoperta che cambierà parecchio il suo stile di vita. La vita degli uomini è cambiata, c'è stata la rivoluzione neolitica, significa che ci sono state delle conquiste e dei progressi che hanno migliorato in alcuni casi la vita di questi uomini, anche se ci sono state probabilmente delle rinunce, nel senso che l'uomo diventa sedentario, scopre i benefici dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali, ma diciamo che perde forse una parte di vita più libera. Sappiamo che i villaggi erano circondati spesso da palizzate che a volte erano difensive, altre volte servivano proprio a contenere queste persone all'interno del villaggio, perché con l'aumentare, con i benefici della vita, significa che aumenta anche la popolazione, e non tutti ovviamente, come nel nostro villaggio, possono fare le stesse cose. Significa che c'è qualcuno che si specializza in determinati lavori, c'è qualcuno che diventa capace di lavorare l'argilla, c'è qualcun altro che sarà capace di coltivare, qualcun altro che alleverà gli animali. E ovviamente tutto questo crea quella che verrà definita poi la piramide sociale. Significa che ci sarà qualcuno che ha più potere, che comanda, e scendendo in basso ci saranno sempre le persone che hanno meno potere, e di solito questo corrisponde con meno diritti. Quindi ci sono sì delle conquiste, ma probabilmente ci sono anche delle cose che cambiano in maniera negativa alcuni aspetti positivi che c'erano a fine neolitico, diciamo. L'uomo scopre il rame. Come fa questa scoperta? Come le altre, probabilmente viene un po' dettato dal caso. Si accorge che alcune pietre che riesce a trovare, soprattutto nella ricerca di argilla, contengono dei materiali che possono essere trasformati. In che modo? Dapprima li prende e cerca di mallearli, li modifica colpendoli, cercando di dargli una forma, e però più tardi si accorge di una cosa. Non sappiamo come, perché non lo possiamo sapere, perché queste sono solamente fonti materiali, quindi non c'è nessuno che ha lasciato qualcosa di scritto riguardo a questo argomento, quindi possiamo solo fare delle ipotesi, delle deduzioni, delle congetture. E ci troviamo a parlare del rame quando questo viene scoperto, e soprattutto viene fuso. Scoprono questi uomini che è possibile scioglierlo
inserirlo in degli stampi per dargli delle forme. Ma il rame ha un problema. Tu sei troppo debole. Sono un materiale un po' fragile, non sappiamo bene anche qui il processo come sia stato, ma l'uomo si accorge che unendo questo rame a un'altra sostanza che si chiama lo stagno, che non è quello dove ci sono le papere o altri animaletti, e questo materiale diventa più duro, si solidifica e più resistente. È più resistente, questo materiale si chiama il bronzo. Sicuramente avrete tutti visto voi qualche oggetto, qualche statua, qualche cosa fatta con il bronzo. Dopo il bronzo, l'uomo, sempre, questo ricordatevi, con il passare del tempo, parliamo di millenni, quindi non di anni, ma neppure di secoli, di millenni, che è tantissimo, e facciamo sempre fatica a immaginare, ricordiamocelo sempre questa cosa quando parliamo di storia. E l'uomo scopre l'uso del ferro, un metallo più duro che per il momento ha mai lavorato, e questo cambia radicalmente ancora le cose. Ci sono attrezzi più resistenti, ci sono armi di difesa e di attacco più efficaci, e questo migliora, come abbiamo detto prima, la vita per qualcuno e può essere un problema per altri. Come ho già detto prima, la vita per l'uomo cambia in maniera radicale, ci sono più possibilità di sopravvivenza. Questo significa un numero maggiore di elementi all'interno dello stesso clan. Questo clan diventerà poi sempre più numeroso, diventerà un villaggio, i villaggi diventeranno città. E quando parliamo di villaggio e di città, non pensiamo che sempre tutto sia uguale, nel senso, vi potrebbero dire l'uomo viveva in palafitte, vero? Ma non solo, per quale motivo? Dipende in quale zona del mondo vivesse. Quello che non dobbiamo dimenticare è che potevano esserci strutture differenti. Ci potevano essere le palafitte, ci potevano essere case fatte con mattoni e paglia, ci potevano essere case fatte con legno, fango o altri materiali che si trovavano in natura. Quello che è indispensabile alla vita di tutti gli uomini, anche la nostra, è sicuramente la presenza di un elemento che è legato alla vita di tutti noi e troveremo in ogni civiltà che studieremo l'importanza fondamentale di questo elemento. Sto parlando dell'acqua. Per quale motivo è importante? Contributo. Questo è il ballo del quappa, di papero che sa fare Si tutto può quanto. bere? Mamma papero e papà con le mani fa il quappa e una piuma vola già. Si poteva pescare. Vediamo cosa ho preso. Una sogliola. Dopo ti mangio. Sì, potevano dissetare gli animali domestici. Fatti un cicchetto, tu. Si aggiunge alle farine macinate per ottenere dei prodotti da mangiare. Serviva per irrigare i campi. Ultimo e non meno importante, serviva per lavarsi. Sentiremo più avanti parlare di mezzaluna fertile, di Assiri, Babilonesi, di Sumeri, che non erano quelli che andavano male a scuola. Forse. Sentiremo parlare di Greci, Fenici, di Romani, gli stessi Romani della nostra città. E tutti hanno a che fare con l'acqua. Pensateci bene perché. Perché possiamo fare tutto quello che abbiamo detto e anche perché poteva essere un elemento di difesa, poteva essere una via di commercio, si poteva navigare. Quindi questo elemento tornerà sempre e teniamocelo a mente. Con l'età del ferro ci avviciniamo a quelle che saranno le prime forme di scritture che ci porteranno poi nella fase della storia. Ci
la storia antica, e vedremo delle civiltà molto famose. Conosceremo quest'anno o anche l'anno prossimo, probabilmente sarà più facile, e anche civiltà molto vicine a noi. Per esempio, se io vi dicessi che Alice Bernardi, lo dico a te, che dalle tue parti, Verucchio, Villa Verucchio, c'è stata una civiltà per noi molto importante e famosa, cosa mi puoi dire? Chi lo sa lo può scrivere fra le risposte. Ciao a tutti. Spero di essere stato chiaro. Se c'è qualche cosa potete fare domande, chiamarmi, telefonarmi, lasciarmi 100 euro, 100, 200, non mi farebbero più comodo. Quindi fate quello che vi pare. Ciao a tutti.